Però prima di iniziare con i libri ho una domanda fondamentale che forse vi ho già fatto quando eravate più piccoli, ma vediamo se vi ricordate. Voi sapete come si fa a ascoltare bene la lettura di un libro? Orecchie aperte. Prima regola, orecchie aperte. Sì, però una volta mi è capitato a Castelfranco un bambino di prima elementare che... Maestra! Ascolta benissimo! Allora faccio l'altra! Maestra! Ascolta benissimo! E le orecchie gli diventano contorte. E siccome la finestra era aperta, il bambino... Maestra, niente di compiti! Ma fuori c'era un cacciatore. Sparta! Maestra, mi hanno impallinato il sederino! Quella degli occhi. Ce l'ho una versione diversa anche quella degli occhi. Vi ricordate che avevo detto che cadeva un occhio? Stavolta la versione seconda è così. Se uno apre troppo gli occhi, gli escono tutti e due. E rimangono attaccati dal filo della tirette. E poi cominciano a sbattere come i batocchi. Tindom, tindom, sca! L'attacco delle zombie. Quella che non ho, devo dire la verità, è quella di ascoltare in silenzio. Ve la ricordate quella? Come no? No, non si tappa. Le raccontavo che sì, bisogna, la regola è ascoltare in silenzio, ma una volta una maestra ha detto ai suoi alunni, scherzando, mi raccomando, scherzando, dovete stare zitti a bocca cucita. E qualcuno si è cucito, ha cazzato tutto la testa. Vedete, la risata viene, cioè se durante la storia ci si diverte, la risata viene su dalla pancia, arriva in gola, ma se la bocca cucita poi non esce, no? Esce da si strappa, esplode la testa. Ma adesso è bella perché la variante, siccome esplode la testa, esce dal naso, le risate che escono col lupo, che poi per me è ancora peggio che per voi, perché poi scivola giù sulla pelle, ma per me... Mezzo i baffi, la barba, tutto. E poi ho tutto le storie, magari col buco tutto e poi puffone. E la prima fila si trova ricoperta completamente di. Uno, due, quelli di cervello. E vi avevo detto anche quella del cervello. No, il cervello. No! Che non basta aprire gli occhi e le orecchie! La cosa più importante da dire? Il cervello. Sì, ma qualcuno si è sbagliato a parte. E il cervello, appena visto un po' d'aria, è diventato una specie di frittella. Non è bello ascoltare storie con il cervello spiccicato per terra. Ma io sono buono. Raccolgo il cervello dei bambini e delle bambine che l'hanno perso, lo rimetto insieme. No, aspetta. Perché? È pulito, ma un po' di polvere c'è sempre, quindi prima di rimetterlo in testa bisogna pulirlo. Ma sapete come fate il cervello tutto a pieghe? Allora non è facile togliere la polvere. E bagnarlo. Sì, effettivamente. Mettere il detersivo! Basta saliva! Poi chiudi, cuci, è che non sono un dottore, non riesco a rimettere il cervello esattamente come era prima. Capita che no, che qualche bambina col cervello dentro che gli balla in testa mi combina delle cose strane. Ne ho visto uno prendere il dentifricio e pulirlo. Ne ho visto un'altra prendere lo shampoo e sciacquarsi la bocca. E ne ho visto uno prendere una forchettata di pasta asciutta e infilarsela sul dentifricio. Quindi mi raccomando, occhi, orecchie, cervello a pezzi, testa chiusa. E così siamo pronti per le storie. No. Mi sa che ho dimenticato una piccola cosa che... È il libro! Cioè in biblioteca io mi dimentico il libro. E perché te lo dimentichi? No, non sono miei. Dietro dall'altra parte. No, non sono miei! Mi faccio sentire le borse. Sì. Le borse vuote. Se fossero vuote avremmo già finito le lettere. Possiamo aprire un libro. No. Il libro. Questo non ve l'ho raccontato. Il pinguino che aveva freddo. No, scusate, il pinguino che ha freddo. Ma scusate, vivono al polo sud, come fanno ad aver freddo? Vivono nel ghiaccio eppure il ghiaccio aveva freddo. Oh, non usciva mai di casa, se ne stava sempre chiuso dentro e... Aveva l'aria condizionata.
Mamma e papà cercavano di farlo uscire. Senti, sei grande ormai, è ora che prendi i pesci da solo. Prendo. Uffa, sono stufo di portarti i pesci in casa. Vai fuori. Prendo. Dai, ascolta il papà, vai a prendere solo tu il pesce. Prendo. Dai, muoviti. Prendo. Ah, insomma, dai, smettila, vai fuori. Prendo. Fuori! Quindi avevano solo una cosa in testa: pesce, 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 pesce. È l'unico. Pesce, pesce, pesce. Pesce, pesce, pesce. Pesce, pesce. E tutti quanti andavano sulla banchisa, sulla grande scogliera, pronti a tuffarsi in mare, pensando tutti sempre pesce, 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 pesce. Pesce, 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 pesce. Pesce, 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 pesce. Pesce, 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 pesce. Uno dopo l'altro, giù, 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 giù. Cominciavano a tuffarsi nel mare, finché il piccolo pinguino... Fredo! Rimase da solo. Aria, fredda. Ghiaccio, fredda. Acqua, fredda. Sott'acqua. Fredda! Che ti succede, piccolo pinguino? Che mi succede, grande balena? Ho freddo? Ma come? Un pinguino con freddo? Sì, perché? Non si può! Oh, sta calmo, si può. Ma lo dico per te! Se tu non ti butti l'acqua, perché hai freddo, non mangi pesci? Quello è il problema. Allora come fai? Balena, tu hai viaggiato molto, vero? Sì, nei miei viaggi ho incontrato più di 100 mari. Ecco, e tutti i mari che hai incontrato? Ma tutti freddi come qui al Polo Sud? No, a dire il vero, quando sono andata molto a nord, ho trovato dell'acqua meno fredda. Vengo con te! Il piccolo pinguino partì con la grande balena alla ricerca dell'acqua calda. Viaggia, viaggia. Ben presto incontrò... Guarda, dei pesci uccello! O degli uccelli pesce? Vabbè, non importa. Signori pesci uccello, uccelli pesce, voi che saltate fuori dentro quest'acqua, mi sapete dire se quest'acqua è più calda o più fredda di quello, di quella del Polo Sud? Me lo sapete dire? Grazie! No, scusate, signori pesci uccello, uccelli pesce, perché siete? Vi ho chiesto gentilmente se mi sapete dire se quest'acqua è più fredda o più calda di quella del Polo Sud. Pesci, quest'acqua più fredda o più calda? Grazie, bella conversazione. Valera, siamo noi. Piano però, perché non voglio cascare in acqua. Se è fredda, piano. E poi c'è la giara, insomma. Fredda! Valera, a nord. Tartaruga, tu che sei così saggia, mi sai dire se qui l'acqua è più fredda o più calda di quella del Polo Sud? Certamente, qui l'acqua è assolutamente, decisamente, precisamente, più o meno, su per giù, all'incirca, forse, quasi, così, cos'ha, cos'ha, così, boh. Grazie, molto saggio. Valena, facciamo noi, piano però. E se casco in acqua da qui faccio un salto carpiato. Non sei carpiato. Piano. Fredda! Balena, a nord. E viaggia. E viaggia. Ha giocato il pinguino. Muore. No. Muore, dormenta. E la balena viaggia, viaggia, viaggia. Sabbia e basta. Sì, ma questa neve, sabbia e basta gialla. È più calda o più fredda della neve bianca?
ti mandato. Allora posso provare a appoggiare la zampa sulla neve gialla, quella sabbia lì, quella roba. Se lo sprofondi. Non è come il ghiaccio che è duro. No. Puoi fare il castello di sabbia. Cos'è sto castello? È come un castello, è una casa gigante. Ma quella mia! Sì! Intanto quando provo a toccare sta roba qui gialla, è sabbia gialla, neve, poi che è? Tutti. Ma siete sicuri che è più caldo? Sì! No, ma siete sicuri? Sì! No, ma siete sicuri? Sì! No, ma sicuri? Sì! Vabbè, basta dire. Uccelli, uno diverso dall'altro. Pappagallo gli domandò: ma tu, da dove arrivi? Il mio paese è molto lontano, è molto a sud, si chiama Polo Sud. Sì, ma lì mica uccelli tutti diversi come qui, no? Tutti pinguini, tutti uguali, anche la mamma e il papà. Come la mamma e il papà? Io non ho detto niente alla mamma e al papà. Sono partito e loro mi staranno cercando, saranno preoccupati, devo tornare a casa avvisati. Sì, ma come faccio a tornare a casa che fa freddo? Sì, però io non posso stare senza la mamma e il papà, devo tornare, ma... Tranquillo, ti aiutiamo noi. E Pappagallo riunì tutti gli uccelli dell'isola, ognuno di loro regalò una piuma e fecero una lunga sciarpa calda con questa. Non avrai più freddo. Oh, grazie, molto gentili, veramente. Balena, torniamo a casa! Sì, ma quando divento grande torno a trovarvi, eh? E così il piccolo pinguino riprese la via del ritorno. Quando tornò, tutti i pinguini erano sulla banchisa ad aspettarlo, mamma e papà davanti a tutti. Da quel giorno lui non ebbe più paura dell'acqua fredda. Si tuffava, prendeva i pesci, li mangiava, poi si avvolgeva nella sciarpa calda tutti i giorni uguale. Un pomeriggio, però, vide un altro piccolo pinguino in cima alla scogliera che... Freddo! No, senti, anch'io quando ero piccolo avevo paura, ma poi mi è passata! Freddo! Ma no, è solo un'impressione! Freddo! Ti butta e ti passa! Freddo! Senti, se vuoi ti aiuto io! Basta! Freddo! Senti, dammi l'ala, ci buttiamo insieme! Parto! Freddo! Dai, dammi l'ala! Parto! Carina! Anche tu sei molto carina! Vuoi darmi l'ala? Bello. E così i due piccoli pinguini si buttarono in acqua, presero i pesci, li mangiarono, poi si avvolsero sotto la stessa sciarpa. E da quel giorno i due piccoli pinguini vissero per sempre insieme, felici. Non è male questa storia. Poi mi piace molto anche il formato, una bella storia grande che si vede bene. Guarda, peggio ancora. Già l'avevamo letta. Adesso vi farò vedere non una storia di guerra, ma una storia di guerra. Favolosa. Non una storia d'amore. Una storia favolosa, meglio. Una cosa che sono sicuro che vi piace tantissimo. Sì. Qual è l'altro? Una poesia. No! È fatta di amore! Però ho un piccolo problema con queste poesie qui. Perché volevo coinvolgere anche voi e ve la devo dedicare, però da che parte comincio? Perché a seconda di... Da me. Di qua o di là? Di là. No, di là. Ecco, è assolutamente a caso, eh? Quello che capita, capita. Qualcuno sarà più fortunato, qualcuno meno. Cioè, qualcuno sarà
No, sarete tutti sfortunati. La poesia che vi sto per leggere si ha come titolo Improperio del regno animale. Faccia di porco, puzza di cane, testa di pelle, zampe di rane, pelo di tasso, cagnetto grasso, zocco di raffa da sedere basso, pelle di letto, vipera liscia, pancia di viscia, viscia che striscia, il tuo animale dentro risale, con la sua faccia di brutto maiale, con la pelliccia, la coda, le corna, il tuo animale risale e ritorna dalle tempeste dei secoli neri, dalle foreste dei secoli bui, torna da te l'animale che eri, e tu ritorna da lui. Ma non pensate di averla scampato, dove era arrivato, che toccava a lui. Improperio del regno vegetale. Sei una testa di rana, un cetriolo, naso a patate, con occhi di fagiolo, fiato di aglio, piedi coi funghi, le tue gambe, due carciofi lunghi, pelle di ceci, pelo di carota, capelli di spinaci e zucca vuota. Sei una zucchina e un zucchone, sei una fava che cammina, un minestrone. Ti credi bello sedere a Ravanello? Sono educato e non pago del pisello. Oh, se avete capito, il vegetale! No, è rimasto. Tocca a te. Questa attenzione che è un po' più complicata. Malaugurio del cruncio. Del cruncio. Quello è il problema. Che ti vengano due stronchie sulla concia. Che ti si sblocchi il tifo e si rincarni. Tu che sei burbia dici a me caloccia. Possa ghisciare nei tuoi stessi bagni. Ti si girino le stolle sino al quater. Ti si slarghi la cortina nel ticco. E le tue canfe cadano nel gatto. E la tua limpia turri il catafitto. E così impiretti cosa firpa in costo. Così la smetti di trigare il mungio. E no, se non sei ancora a posto, ti scogno io la pigna con il cruncio. Comunque io vorrei di fare poesie, ma questo libro è in biblioteca, quindi se qualcuno vuole prendere in prestito ci sono tantissime poesie. Ma non parlo del pisello. È rimasto colpito. Oh! E adesso... Ho paura di prego. Interrogazione. No! E come avete paura dell'interrogazione? Sì. Ma poi paura non... La domanda è... Dai, no. Secondo voi, quali sono i cattivi più famosi delle fiabe? No, delle fiabe. Voldemort. No, delle fiabe, no, dei romanzi. It. Quelli che mangiano i cani. It. Le fiabe. Cinesi. La sua. L'estero. La suora. I ladri. Ce ne sono di più. E quante? Il lupo. Il lupo. Streghe, lupi. Ne manca uno terribile. Mami. No, uomo nero. No, peggio dell'uomo nero. È un mostro particolare. Fantasmi. No, non è nelle fiabe. No, fiabe, attenzione. Frankenstein. Non è nelle fiabe, è un romanzo. I maestri. Ma questi sono nella realtà, no? Ma no, fiabe. Ma è possibile che non abbiate... Il nostro vita. Abbiamo detto, lupi, streghe, ne manca uno terribile. Vampiri? No, animali. Non è un animale. Un no, è sempre un lupi. Ma è un umano. No. Il fantasma. No. Una signora pazza. Pensate a un gigante. Il gigante.
però un gigante cattivo. Il orco. Oh. Lupi, orchi e streghe. Cattivi come noi. Solo che il libro è un po' particolare. No. Oddio. Perché? Qui abbiamo una descrizione del lupo, delle fiabe, le sue caratteristiche, i lati. No, i lati diciamo favorevoli e quelli sfavorevoli, una fiaba e poi troviamo il libro. Ma perché sono tutti i sei denti? Perché questo è un libro pop-up. Per conoscere veramente bene il lupo dobbiamo togliergli la pelliccia. Si vede la bocca con i capretti che si sta mangiando. Ma perché la coda, vediamola? Dopo alla fine la coda, perché prima partiamo dall'astuzia che è in testa. Beh, una delle più semplici è come arrivare dritto a casa della mamma, come travestirsi, ma soprattutto pensate alla casa dei sette capretti. La mamma prima di uscire dice: mi raccomando, non aprite se non sentite la mia voce. Il lupo che è nascosto in un cespuglio, appena la mamma va via, corre alla porta di casa dei sette capretti. Sono la mamma! Il lupo torna la prossima settimana. Allora il lupo va a casa, è astuto, prende un po' di miele. Torna a casa dei sette capretti. Chi è? Sono la mamma! Il lupo torna nel suo posto. Così il lupo va a casa, di nuovo prende miele. Un po' di zucchero. Nel zuccabile dico tutto. Boh, come devo. A casa dei sette capretti. Chi è? Sono la mamma. Allora ti apriamo. Bravissimo! Ti apriamo la mamma. Ma per conoscerlo veramente bene, bisogna togliergli la biancheria di prima. Oddio. Dobbiamo mettere a nudo il lupo. Lo facciamo? No. Sì, sì! Vado? Sì! Spogliamo completamente il lupo? Sì! Ma fatto? Cicatrice! Eh sì, perché se noi togliamo la pelle sopra lo stomaco, troviamo... troviamo capretti, porcellini, cappuccetto rosso... Ma non rosso. Sassi! Chi è che ha messo i sassi? Il cacciatore che ha messo i sassi e non solo, anche la mamma dei sette capretti. Adesso richiudiamo e guardiamo la coda, sì. La grande paura del lupo. Di cosa ha paura il lupo? La coda. Di essere senza coda? No, ce l'ha la coda. Del fuoco. Del fuoco. E infatti vi ricordate nei tre porcellini? Sì. Che si brucia. E da quel giorno lui ha paura del fuoco. Poi abbiamo, lasciamo lì, e abbiamo l'orco, sempre la stessa distinzione. Jack. Sette fratelli. Perché li metti lì? Sono nascosti, sono sette fratelli di una fiaba molto famosa. Sette nani. Sette nani. No! Con l'orco, avete mai visto l'orco di sette nani, no? La strega cattiva con... Il fagiolo magico. No, Jack il fagiolo magico è uno. Sette fratelli! Uno piccolissimo! Qual è? Policino, bravo. Poi c'è un topo perché l'orco mangia di tutto e sotto c'è il grande cervello il minuscolo cervello dell'orco. In compenso una bocca bella grande, puzza di carne fresca. Poi se apriamo la giacca, coltelli. Ma non uccidermi. Uccidere i bambini. E dall'altra parte un sacco per metterli dentro. Poi sotto il gilet la dispensa e poi un po' di tatuaggi, tutti mezzi salami, cibo, buste, salsicce, bistecche. E però non è l'unico interesse dell'orco, mettiamo via i coltelli prima che mi faccia male. Oltre a voler mangiare i bambini e le cose, c'è un altro il grande interesse dell'orco, è quello di raccogliere i tesori. La famosa gallina delle uova d'oro. Sì. E anche dentro il suo stivale un sacco di monete, un mucchio di monete. Stivale. E nell'altro stivale dei bambini nascosti. Coltelli. Sì, ma pensate alla pulce che c'è qui sotto. Meglio andare avanti. Vediamo la prossima. È una strega. Però le streghe non sono tutte cattive, vedete, no. Questa non ha neanche il cappello a punta. È... Sì, adesso. Però ha una faccia simpatica. È molto gentile. Come fai a
Come no? E qui c'è un bambino che dice aiuto! E poi sotto il mantello. È carino. La scopa, cos'è? La scopa magica. Ah, la scopa per volare. Mi la avvelenata. Era il mantello fatto di ali di piume di corvo. La pesca avvelenata. Mela. Ah sì, la pera avvelenata. Mela. La banana avvelenata. Mela. La bistecca avvelenata. Mela. La mela avvelenata. Sì. Sì. E poi, il famoso gatto nero che spesso accompagna le streghe. E che dà sfortuna. Lo specchio del mio brano. Specchio del mio brano. Ma così chi è la più bella delle ami? Non tu. Bianca Neve 100 volte di più. Ah! Ho tutti i lifting che ha fatto! E poi, c'è scritto, ha fatto tutto di dolci. Che schifo! Chi che era la strega che attirava i bambini con i dolci? Quella di Hansel e Gretel. Quella di Hansel e Gretel. Sì, ma quella... E infatti, sotto la gonna, c'è proprio Hansel legato dentro, chiuso dentro nella gabbia. E sotto la sottogonna ci sarà Gretel. No, il perché quella roba? Un tallone. Ah, le faccine, è vero. Sono i nemici, sono i nemici della strega. Bambini, principi e principesse, Aurora. Ma che c'è un bebè? I bambini piccoli sono nemici delle streghe. Per favore, rispettiamo tutti. Un passettino indietro, se no non si riesce a vedere da qui, bimbi. E adesso mettiamo via i cattivi. No. I buoni! E i buoni, è sicuro anche il libro dei buoni. Però, no, i buoni delle fiabe sono bambini, fate, i principi e principesse. È la stessa cosa, è il contrario di quello. Esatto, è il contrario. Appunto sono ma le fiabe. Ma non è il Batman. Non sono fiabe, sono fumetti quelli. C'è anche una favola. Ma nascono come fumetti. E poi sono diventati anche dei film. E questa invece è Giulia e Draghi. Ma anche persone. Quindi abbiamo anche i draghi. Sì. Pronti? Se riesco a aprire la pagina. C'era una volta un terribile drago. Ecco il libro che sta leggendo Giulia. Il re e i suoi cavalieri catturarono il terribile drago. E da quel giorno vissero tutti felici. E non è vero. Non è giusto. Io non sono tutti felici e contenti. Il drago è contento. Il drago non è per niente contento. E infatti Giulia decide di entrare nel libro per liberare il drago. Entra, prende il drago e il re che se ne accorge. Che stai facendo? Il drago sputa fuoco, quello distrugge, brucia tutto. E poi mi stai spaccando il libro. Ferma! Ormai Giulia ha preso il drago ed è scappata fuori dal libro e ha portato il drago in salotto a casa sua. Drago, ma perché ce l'hanno tutti con te? Ce l'hanno tutti con me perché io non voglio, ma mi scappano le fiamme e brucio e distruggo tutto. Ma ci sarà qualcosa che sai fare? Sì, bruciare e distruggere. Ma no, dicevo qualcos'altro. No, solo bruciare e distruggere. Ma dai, ci sarà qualcosa che sai fare? Bruciare e distruggere. Volare. Senti, facciamo così. A me piace molto fare le decorazioni con i fiori, nei vasi. Ti piacerebbe aiutarmi? È bello! Ti aiuto! Ho spaccato. Come fate? Te l'avevo detto. Sono capace solo a bruciare e distruggere. Ma no, ci sarà qualcos'altro che sai fare. No, bruciare e distruggere. Ma a me piace fare molto le sfilate di moda. Vuoi aiutarmi? È bello. Sì, mi piace tanto fare le sfilate di moda. Ho sfilacciato tutto il maglione, ho spaccato tutto. Te l'ho detto, sono capace solo a bruciare e distruggere. Ma no, dai, ci sarà qualcos'altro che sai fare. No, bruciare e distruggere. Senti, a me piace molto suonare, sto imparando a suonare la tromba. Vuoi imparare anche tu? Come no, sì! Ascolta. Anch'io! Capace a far niente, solo bruciare e distruggere. Ma no, ci sarà qualcosa che sai fare. Sì, bruciare e distruggere. Senti, a me piace molto preparare le merende, le colazioni, i pranzi, le cene. Facciamo le torte, i dolci, il cioccolato caldo, i pasticcini, tè, toast e tutto quanto e i tiramisù. Che bello, ti aiuto! Mi è partito.
lasciato tutto, anche Giulia. Forse hai ragione, è meglio tornare nella storia. Sì, hai ragione, così il re mi chiude in prigione e io non faccio più del male a nessuno. Ma no, ma che prigione? Noi entriamo nel libro e tu... Io? Sì, e dopo? Davvero? E poi? Che bello! Entriamo nel libro! E così Giulia e il drago rientrano nel libro. Ma appena il re li vede arrivare... Cavalieri, prendete il drago sputafuoco, la bambina distrugge i libri, all'assalto! Giulia, cerca di fermare i cavalieri. No, portatemi dal re, devo parlare con il re, fermi! Si fermano, caricano verso il drago, stanno già per abbassare le lance e allora Giulia dice: drago, sputa fuoco. E il drago sputa fuoco, sì, ma non addosso ai cavalieri, sopra di loro. Il drago cucina un toast. Ma eh? Ma cucina un... Così bravo e fa anche il ritratto del re. Come il ritratto del re? Fatemi vedere! Ma sono proprio io? Ma va, che bello che sono con quei baffoni! Sono proprio carino! Senti che profumo! Magari è buono! Fatemi sentire! Buonissimo! Drago! Andiamo al castello! Sì, mi chiudi in prigione! Ma che prigione, prigione? Ti nomino cuoco di corte! Sarai il cuoco di tutti quanti! Il cuoco? Che bello! E il drago comincia a sputare fuoco! Colpisce cose e persone, ma sputa fuoco nel cielo e fa dei bellissimi fuochi d'artificio. E da quel giorno, finalmente, vissero tutti, ma proprio tutti, felici e contenti. Io no. Con il loro ritratto dentro i toni. Tutti io ho finito. A me questa storia piace molto anche per il fatto che ci sono due libri dentro un libro dentro un libro. E non so se vi siete accorti, ma vedete com'è disegnato il drago quando è nel libro antico? Sì, sì. Sembra fatto proprio come sono fatti i libri antichi. Quando poi però il drago salta fuori dal libro, vedete? Qui è così, guardate un po' cosa succede. Qui è l'inizio, ma poi pian piano perde le scaglie, i colori, vedete? Cambia, il disegno diventa più moderno. E quando poi rientra invece nella storia antica, torna ad avere la figura della storia antica. Ma a me non sono felice, ma con una storia di paura. C'è già stata la storia. No, quello non fa paura. C'è avuto solo delle immagini. No, perché c'è questa. No. È una storia semplicissima. È la storia di un pomeriggio sopra una fattoria dove scoppia un temporale. No. Proviamo. Pronti? Pronto? Nuvole al buio. Vento. Siete pronti? Non comincio a sentire. Nuvole al burro, vento di velo, zucchero azzurro su bianco di cielo. Gioca nel giorno, salta su e giù, sole del mondo sul bianco e sul blu. Ma il tempo cambia, nuvole arrivano, vento si arrabbia, freddo da brivido. Grigio su grigio monta nel cielo un temporale più nero del nero. Giù tuoni, giù lampi, giù cose tremende, giù pioggia su pioggia su pioggia che scende, che scroscia ruscella, che scivola e sciacqua. Giù acqua, giù acqua, giù acqua. Che pesta e tempesta, tambura la testa, che gocciola e goccia, ma guarda che doccia. Che scende, che sciacqua, ma guarda che acqua. E pioggia, e poi pioggia, e poi pioggia, e poi... Poi il vento è meno, la pioggia è fine. Gocciola piano, poi goccioline. Piano, meno, meno.
raggi che brillano, tiepidi e asciutti. Fango. Fango? Fango per tutti! Sole che scende. Ora di andare. Luna che splende, luce sul mare. Stelle che tremano, gocce d'incanto. Oro su nero. Notte d'argento. Tutto qua. C'è morta. Sì. E adesso? Oh, abbiamo ancora un po' di tempo? Sì. Allora abbiamo se vuoi. Comprendo. 10 ore. New York. New York in pigiama rama. È la storia di un bambino che indossa un pigiama, spegne la luce, si addormenta e sogna. E nel sogno sogna di saltare dentro la grande città di New York. Ma per arrivare a New York bisogna attraversare gli svincoli dell'autostrada. Oh, oh, sono ma sì che si può. E poi? Ma sì che si può. Si entra nei quartieri di New York, le macchine che vanno avanti e indietro, macchine continuamente, gli incroci, semafori, macchine che si muovono e gente che si mette in fila, in coda per entrare negli uffici, fare scale mobili, per andare nei negozi, bambini che vanno a scuola avanti e indietro, e macchine, e ruote che girano, e ancora macchine, e automobili, e autobus, e ruote che girano, e furgoni, e auto della polizia, e auto dei pompieri e macchine e ruote che girano e basta. Ho bisogno di un po' di pace. Il bambino nel sogno entra in Central Park, il parco più grande della città di New York. Si stende sotto un albero e vede le foglie mosse dal vento e aspetta che arrivi sera per andare a Broadway. Si mette in coda nella via dei cinema, dei teatri, e poi entra per vedere i film, per vedere gli spettacoli, per vedere le mille luci della città di New York. Come fai a fare questo? Preso da un vortice, il bambino viene preso e viene portato nel suo letto. Si sveglia, accende la luce e scopre di essere in camera sua. New York è svanita, ma un po' della magia della città è rimasta attaccata al suo pigiama. Non è tanto bello il pigiama. È particolare come storia. Sì, sì. Allora, questa è una tecnica antichissima, si chiama diorama, che non è diorama, non è un dio dell'antico Egitto, è diorama tutto attaccato, ed è una tecnica che anticipa un po' il cinema. È stata creata intorno alla metà dell'Ottocento, del 1800, ed è molto semplice. Quasi semplice, è un foglio trasparente con delle linee nere, vedete, verticali, e poi sono tutti di questi segni, vedete, fatti apposta sul foglio. Questa è la parte più difficile. Cosa succede? Quando io metto il foglio fermo, ci sono dei punti in cui le linee nere si sovrappongono, in cui invece le linee nere del foglio sopra vanno sugli spazi bianchi sotto e si uniscono a quelle sotto, muovendo dall'impressione del movimento. In realtà le uniche linee che si muovono sono quelle del foglio trasparente. Quelle sotto sono fisse, però facendole scorrere a una certa velocità, perché se vado veloce vedete che non si vede più niente. Devo imparare ad andare, poi posso farlo anche. Se indietro, può andare avanti e indietro. Anche qui c'è lo stesso gioco, vedete, con l'idea delle macchine che. Se giro
Vedi? No, non fa più niente. Vedi? Bisogna che sia allineato in una direzione sola. Altrimenti avrebbe dovuto pensare alle linee allineate dall'altra parte. Ma cosa dice il mio che non? Quello nero è così, se io giro quello nero, vedi che... Perché così? No, all'incontrario. No, al contrario sì, funziona. Ah, è la stessa cosa il contrario. È un foglio trasparente con delle linee nere. Scusami quelle parole. No, bisogna che avessero questi segni qui particolari, vedete? Perché quando lo faccio qui, forse si vede un po' nel pigiama del... Sì. Perché un po', però ci dà un po' l'impressione. Oppure, qui, questa è forse la più complicata, vedete? Perché ogni ruota ha un disegno diverso. Ma cosa? Vedete, ci sono tutte ruote diverse. Poi mi piace molto questa delle foglie. Ma c'è l'altro, il vortice. E qua c'è il vortice, che è molto bello. Beh, qui c'è la coda, vedete? Anche le luci mi piacciono. Ma io tornai indietro un attimo. Dove? Nella parte. Questa. No, quando avevi fatto così, avevo visto la parola che si muoveva un po'. Fa un po', sì, perché si riempie comunque sulle linee. Che forza! Il vortice. Poi andiamo al vortice. È più interessante perché oltre al vortice ci sono un paio di palazzi, alcuni palazzi vedete che si possono muovere, però il vortice ha fatto un bellissimo effetto. E anche qui. Dov'è comprare il libro? C'è in biblioteca? Quanti? Uno. C'è uno di Harry Potter come questo? No. Questi sono stati fatti, originalmente sono fatti in Francia, e in Francia ne hanno fatti 5. In Italia ne hanno tradotto solo uno, in Francia invece è molto bello, credo che sia il terzo, mi hanno detto che parla del corpo umano. No! Magari si vede anche il sangue che scorre. Sì! Puoi andare in Francia? Ma quello non sono riuscito a procurarlo. E poi in realtà anche le stelle. Le stelle. Non so perché un po'. Abbiamo ancora un po' di tempo. Ultimo libro. Facciamo l'ultimo libro. Sì. Ma dopo si può fare lungo. Lungo come un un libro elettrico che registra tutta la vostra maleducazione. No, non ci registra. Aiuto, in faccia provo. Non si riconosce la tua bellissima voce, ma qua? Questo non so se la conoscete. Sì. Top Top l'ho fatto vedere? Sì. È da 2 anni fa. All'essenziale. Cappuccetto rosso entra nel bosco, incontra il lupo e appena il lupo vede Cappuccetto rosso, dove vai tu? Dalla mamma. E invece vieni con me. Dove? A tavola. Si mangia? Sì, carne rossa al sangue. Ulala, che orecchie grandi che hai. Per ascoltarti. Sei pure peloso. Hai gli occhi grandi, lo sai. Hai grandi anche i denti. Sì, per mangiarti meglio. No. No! Hai l'alito che puzza! Io! Prendi una caramella!
Panda, giù! Un bel applauso, Giacomo. Alla prossima.